Lunedì 18 aprile 2022, buona Pasqua, buona Pasquetta, bentrovati come tutte le settimane insieme in diretta, una nuova puntata di Pianeta Bianconero con tantissime cose da raccontarci. Sono passati diversi giorni da insomma, una vittoria, se vogliamo, tennistica, ma soprattutto storica, perché il 6-0 rifilato alla Carrarese è davvero una primizia per quel che riguarda il Cesena tra i professionisti. Parleremo di tantissimi argomenti, tante curiosità, statistiche interessanti, naturalmente anche e soprattutto nella lotta per questo terzo posto che il Cesena ha ancora più avvicinato ma non ancora preso, accalappiato, insomma non è ancora ufficiale, manca di fatto ancora l'ultimo sforzo negli ultimi 90 minuti. Ricordiamo, sabato prossimo si torna al Franchi di Siena, sarà una partita determinante per il futuro del Cesena, con un occhio naturalmente anche a quello che accadrà a Pescara, dove il Pescara giocherà contro Limolese. Tagliata fuori l'entella, quindi insomma una vittoria del riscatto, se vogliamo, o della resurrezione, visti i tempi e considerato quello che era successo solo 5 giorni prima contro il Montevarchi. Una forbice di 10 gol, difficile da spiegare, proveremo poi a capire quello che è accaduto, perché da 0 a 4 a 6 a 0 davvero si fatica a razionalmente così catalogare le due partite. Abbiamo i protagonisti da ascoltare, alcuni numeri molto interessanti, perché è stato un giovedì sera importante anche sul fronte offensivo delle reti. Sono 3 da giovedì appunto i giocatori, gli attaccanti in doppia cifra, e anche questo, se vogliamo, è un record per il Cesena. Partiamo, Fede, buonasera. Ciao Luca, grazie, buonasera. Ciao. Buonasera a tutti voi, auguri. Buona Pasqua, assolutamente. Grazie. Sì, è andata bene, gita fuori porta, ho visto. Gita fuori porta, in famiglia, è sempre bello, non c'è cosa migliore. Concordo, specialmente quando i pranzi durano dalle 4 alle 5 ore. Esatto. Assolutamente sì. Saluto invece chi dell'alimentazione è un guru, Mattia Bortolussi, buonasera, bentrovato. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, non ti chiedo invece come, o meglio, potrei chiederti come smaltire i due pranzi infiniti delle feste, tu che studi la materia. È quella, dicevamo prima ridendo e scherzando, l'anno scorso da grandi signori ti abbiamo invitato quando segnavi sempre, quest'anno per par condicio, insomma, esatto. ci siamo messi alla pari, pronto. Poi chiaramente adesso scherziamo e sorridiamo, ma sì, cercheremo anche di capire questi numeri un pochino sbilanciati tra andata e ritorno, detto che poi ci sono alcune cifre che invece, al di là dei gol, ti rendono giustizia. Ad esempio, ne dico una, quella degli assist, che l'anno scorso invece era un numero decisamente più inferiore. Saluto Francesco Zani, buonasera, bentrovato. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Francesco, ciao. Grazie per essere con noi, ti ho rovinato la Pasqua, ma va bene, insomma, assolutamente sì. Per raccontarvi tantissime cose, partendo però da quello che è successo giovedì, dobbiamo fare un passo indietro abbastanza importante. Si è giocato prima di Pasqua, poi dicevamo contro il Siena, l'ultima giornata della stagione regolare sarà sabato alle ore 17, tutte in contemporanea. Diamo un'occhiata anche alla classifica, magari prima di cominciare, se la nostra regia ce l'ha disponibile, altrimenti perfetta, eccola qua, andiamo poi a vedere il servizio sulla partita. Dicevamo, Cesena che al momento si è così preso, il almeno garantito il quarto posto, perché la minaccia dopo la debacle contro il Montevarchi arrivava da dietro, non solo per quel che riguarda il Pescara, ma anche l'Entella. Ma l'Entella fuori casa dimostra di essere disastrosa nel 2022, una vittoria, 2 pareggi, 5 sconfitte, l'ultima contro la Reggiana. Come vedete ci sono 4 punti rispetto ai chiavaresi, e dunque Cesena, indipendentemente da quello che accadrà nell'ultimo turno, sicuramente davanti. Con il Pescara invece ci sono ancora 2 punti di distacco, e poi nella terza parte capiremo quello che dovrà accadere. Questo è uno sguardo alla graduatoria, andiamo invece a vedere quello e tantissimo che è successo giovedì all'Orgel Stadium, poi ne parliamo. Vediamo. Dopo una grande sconfitta, il Cesena è stato capace di infilare una roboante vittoria, mantenendo fede a se stesso. Nella 37esima giornata di campionato, penultima della stagione regolare, il Cavalluccio si sbarazza 6-0 della Carrarese, che parte però con animo arrembante. Pronti e via, Berardocco chiude il triangolo a Grassini, sul secondo palo sfiora il vantaggio in acrobazia Infantino. Da qui in poi la sfida sarà di marca romagnola. Al 12esimo Pittarello scippa una pala ghiotta, Favale scodella al centro per la torre di Caturano, che favorisce l'incornata ravvicinata di Lari. È proprio il centrocampista, tornato tra i titolari, a spezzare lo 0-0.
Minuto 32 e arriva il raddoppio. Brambilla innesca con un tocco morbido Steffè. In mezzo riceve Pittarello che risolve un piccolo flipper e deposita alle spalle di Vettorel. La gara si mette nel giusto binario per il cavalluccio dopo 3 minuti della ripresa. Pittarello serve Caturano che si lancia nello spazio, palla al piede e deposita il Tris con questo preciso diagonale. Non contenta la formazione di William Viali, dilaga. Al minuto 58 Pierini difende con le unghie e con i denti una preziosa palla. A rimorchio arriva Ilari e sigla la propria doppietta di giornata. Piove sul bagnato per la Carrarese perché le 4 reti sul groppone aumentano dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Berardocco allo scoccare dell'ora di gioco. Sul tabellino dei marcatori finiscono il neoentrato Freezer, autore del primo gol col Cesena, e Cioffi con un tacco volante sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. Questa magia completa una serata perfetta in vista dell'ultimo turno a Siena, che decreterà se il terzo posto rimarrà in riva al Sabbio o finirà nelle mani del Pescara, vincente sulla Pistoiese e capace di approfittare del KO della Virtus Entella, tagliata fuori aritmeticamente dal podio del girone B. E allora, questo è il servizio, questa è la scorpacciata di reti, ne abbiamo viste 4 una settimana fa, purtroppo, insomma, in una giornata veramente da dimenticare. Invece, insomma, nel giro di 5 giorni, caro Mattia, è cambiato tutto. Viene da chiedersi cosa sia successo in 5 giorni, da 4 a 6 in 5 giorni, sembra una roba anche qui di Ma chili persi o di, non so, di abbuffate. Al di là di Ma tutto, davvero una bella risposta. sì, sicuramente sì, ci tenevamo tutti a riscattare la partita dei Montevarchi. E non so cosa sia successo, ma è inutile ora starlo a spiegare e a cercare le risposte. Ci tenevamo, l'abbiamo preparata bene, penso che la differenza l'abbia fatto l'atteggiamento. E siamo riusciti a portare in campo quello che abbiamo preparato e alla fine è andata bene. Anche perché guardando le immagini avete concesso un'azione, un tiro al secondo minuto, Sì. proprio la prima disattenzione, poi avete capito, insomma, no, che stava tirando magari il Esatto. vento sbagliato e dalla prima palla conquistata da Pittarello in poi siete andati dritti, in discesa proprio, no? Anche come approccio, convinzione, insomma, lo dicevamo con Pittarello settimana scorsa qui, se arriva una risposta al di là delle scelte, della tattica, del modulo, no? Esatto. Per questo dico l'atteggiamento, perché ognuno ha dato il meglio di sé e siamo riusciti a portarla a casa e a riscattarci perché ci tenevamo molto. La prima panchina per scelta tecnica è stata quella dell'altro giorno. Ti posso chiedere come, così, te l'aspettavi? Cosa ti ha È lasciato? normale, quando c'è tanta competizione è così, e bisogna conviverci, bisogna sempre dare il meglio di sé in settimana. E il mister ha scelto così ed è stato giusto e mi servirà per dar di più durante questa settimana. Anche perché poi torniamo per un attimo alla partita. Sono cambiate diverse cose in 1 anno e mezzo, cioè al di là del numero dei gol, di quando segnavi magari tanto e adesso invece che fai fatica, va detto che da gennaio è arrivato un giocatore come Pittarello che inizialmente non è riuscito a darvi una mano, però sicuramente ora che sta meglio siete, questa è una buona notizia credo per tutti, no? Sì, sì, Perché sì. tu l'anno scorso, ad esempio, nel periodo del Covid eri arrivato Esatto, veramente siamo arrivati tutti devastato. esatto, un po' corti. Sicuramente ci ha dato freschezza e alternative, quindi penso che ne stiamo traendo giovamento tutti e ci può servire solo da, come dicevo prima, c'è più competizione, ci miglioriamo e ci aiutiamo. E poi la domenica va in campo chi sta meglio. E poi vedendo le immagini, in una partita dove tirate 15 volte in porta, l'unica parata del portiere, no? L'unica volta che vede la palla praticamente, la fa sul tuo colpo di testa, tra l'altro era anche una bella azione, no? Sì, Quindi è un'azione che abbiamo visto durante il girone d'andata, forse. Una delle più all'andata era gettonate. sempre gol. Ah, non Sì. credo che lui sia d'accordo, però diciamo che vedere Bortolussi in panchina in una partita importante dà anche un po' la dimensione di quanto sia migliorata la rosa nel Cesena a gennaio, Certo. nel senso che solo 1 anno fa o anche 6 mesi fa era impensabile, no? Chiaro che adesso non sarà contento, però ecco, Un anno fa avere. questa la giocavi anche con una flebo e una stampella, Esatto, con la spalla rotta probabilmente. come Sì, Beckenbauer, no? In esatto. finale, assolutamente. Quindi questo dà la dimensione anche del fatto che il reparto offensivo, che poi racconteremo anche con i numeri, Esatto. sta funzionando decisamente bene, ecco. Assolutamente. Ecco, tornando su quella, su quell'immagine, no, di quella parata, che tra l'altro poi segnate lo stesso Sì, sugli sviluppi, perché poi esatto. si sblocca Freezer, anche quello è un buonissimo segnale, perché l'abbiamo visto un pochino contratto, se vogliamo, in difficoltà nel primo mese, mese e mezzo, poi dalla partita con la Reggiana in poi, al netto di Montevarchi, dove il tracollo è stato, direi, coerente, universale per tutti, qualche segnale importante
qualche segnale importante è arrivato. Però ecco, guardando soprattutto anche la concretezza della squadra, perché poi c'era da sistemare, dopo capiremo anche il perché. Ecco, guarda, sfruttiamo l'assist della regia, così l'andiamo a rivedere ancora. Adesso qui c'è anche Cioffi che segna un gol incredibile. Esatto. No? Ecco, quello, ulteriore testimonianza. Che sì, proprio... sì, sì. Cioffi quando li fa, mi ricordo, Zilulo contro il Ravenna da 40 sì. metri, il colpo di tacco. Quindi... Sì, sì, sì. Non sono mai banali. Però ecco, se l'andiamo a rivedere l'ultima volta, guarda Mattia, te la faccio rivedere, effettivamente... Questa è una bella parata, sì. però sono quelle azioni, magari dalla parte opposta con Favale, no? Che mi metteva, sì. è un po' la specialità della casa. Come sì, 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 sì. Ci sono volte che magari basta poco per buttarla dentro, delle volte che, come dici te, il portiere decide di metterci le mani e è così, bisogna accettarlo, bisogna continuare e basta. Certo. Fisicamente come ti senti in questo momento? Pensi di aver attraversato un momento di... non so, appannamento magari un po' più mentale perché non riuscivi a segnare, un po' più fisico perché giocavi sempre? Ma penso sia un po' una conseguenza. L'aspetto mentale e l'aspetto fisico penso che si rincorrano. E quindi penso anche che c'è sempre modo di poter star meglio. E è difficile dire sono al top. E quindi è importante riuscire a trovare la condizione migliore, soprattutto in queste ultime partite, per poi... in previsione dei playoff. Esatto, perché dei poi c'è un altro campionato che vi siete già garantiti, nel senso che la qualificazione playoff è già sicura e matematica già da tanto tempo. Dicevamo, sicuramente il Cesena non giocherà il 1 maggio, cioè al primo turno dei playoff, il primo turno di eliminazione diretta, quello che l'anno scorso portò alla vittoria contro il Mantova. L'obiettivo, poi ne parleremo per sabato, è quello di evitare invece di giocare un altro Cesena ancora Matellica o Matellica in quel caso. Diciamo che quello sarebbe un obiettivo, sì, di non giocarla sì, mai più nella storia, sì, sì. Proprio chiaro, quella chiaro. Nello specifico. Su questo siamo tutti d'accordo, però ecco, a proposito di partite all'iniezione diretta, sempre un po' fastidiosette, certo. e da evitare, proprio anche per questo motivo, esatto. insomma, lo sappiamo tutti. Francesco, tante buone indicazioni direi dalla partita dell'altra sera, adesso al di là di quello che diciamo e abbiamo scherzato su questa parata. No, assolutamente, anche perché Rosa molto coinvolta più o meno in tutti gli effettivi, sia dal punto di vista offensivo, come dicevi tu Luca giustamente insieme a Mattia, a parte quello spavento un po' al secondo minuto, poi la Carrarese che non era una squadra che è venuta qua senza bisogno di fare punti perché è completamente in corsa nel campionato. Non ha avuto praticamente nessuna occasione e quindi era la giusta risposta anche diciamo in casa. Forse il Cesena in casa quest'anno non ha mai sbagliato come atteggiamento una partita, o se non è partito bene forse col Grosseto è riuscito però con la cattiveria, certo. anche a rimetterla in piedi. Sì, probabilmente in casa 20 minuti col Grosseto avete sbagliato. Esatto, quell'inizio lì, però poi è stato rimesso in piedi. Fuori casa qualche problema in più c'è stato, però ecco, una costante del Cesena, che è un po' una costante dei grandi Cesena che abbiamo visto negli anni, ultimamente soprattutto penso a quello di Bisoli, è saper sempre reagire alle botte che prendeva, quindi non perdere mai due partite di fila, per esempio, è una cosa molto importante in un campionato come la Serie C, e ecco, non entrare mai veramente in crisi. Cioè diciamo le piccole crisi che abbiamo vissuto quest'anno non sono vere crisi dentro un campionato. Sì, sono dentro una partita più. Esatto, dentro una partita magari... qualche momento di offuscamento c'è stato, però ecco, il Cesena è sempre stato in grado di rispondere bene e l'ha fatto anche poi con la Carrarese. Era anche più importante di altre volte perché diciamo la scopola era stata bella grossa col Montevarchi, sia per i 4 gol sia per come era venuta, diciamo. Cioè, lì si andava oltre la partita, lì si andava veramente, eravamo stata un'umiliazione via Montevarchi anche per sì, voi sì, credo. Sì, sì. Credo in campo. Forse la prima volta nella gestione Viali in cui il Cesena è apparso un po' vuoto, ecco, proprio durante tutti i 90 minuti. Non è riuscito mai, no? Neanche dopo gli schiaffi, le botte, in altre partite, magari anche parlo dell'anno scorso, dopo che era partito male, però c'era qualcosa che l'aveva sempre fatto scattare, anche se non riusciva poi a tirarla su. Certo. A Montevarchi questa cosa non c'era stata, c'è stata subito con la Carrarese, quindi è molto importante. Sia per il campionato ma anche nell'ottica del campionato che sono i playoff che cominceranno poi fra poco. Citavi il Cesena di Bisoli che quell'anno dalla B alla A ebbe il grandissimo pregio perché di partite ne aveva perse non abbastanza. Tante ma abbastanza, ma tutte le volte che perdeva una partita quella dopo la vinceva. Voi nel girone d'andata tutte le volte che non vincevate una partita vincevate quella successiva e comunque in un girone di ritorno l'avete rallentato evidentemente, ma anche le altre, perché altrimenti ci sarebbe stato soprattutto nelle ultime settimane il sorpasso ad esempio di una squadra come l'Entella, no? Che ha dimostrato di essere davvero molto forte, poi non aver mai perso due partite di fila o comunque aver fatto al massimo strisce da 2 punti in 3 partite 2 volte è successo, ne parlavamo anche la settimana scorsa, ti dà modo di muovere, no Mattia? Questo... Esatto.
È fondamentale, credo. Assolutamente. Fede, prego, andiamo sì, al primo vado, giro. Sì, con il primo giro. Ilario scrive: ritengo la vittoria con la Carrarese un parziale rimborso spese nei confronti dei tifosi, in special modo quelli presenti a Montevarchi. È a Siena che la squadra deve dimostrare di aver capito la lezione. Un grande saluto al bomber Mattia Bortolussi, al quale voglio augurare un grande finale di stagione perché se lo merita. A prescindere dal numero di gol siglati nell'ultimo periodo, l'impegno non manca mai e questo piace ai tifosi. Ci sta, corretto. Beh, difficile obiettare, insomma, direi che l'analisi è corretta, assolutamente. Poi del Siena parleremo, delle risposte parleremo, perché poi non è ancora finita, cioè, insomma, va ancora conquistato il piazzamento e fidarsi del Cesena da trasferta nell'ultimo periodo, lo diciamo anche prima di partire con la diretta, insomma, è un qualcosa di arduo, insomma. Guardiamo pollice alto l'analisi, naturalmente, insomma, settimana scorsa non vi abbiamo fatto vedere né pollice alto né pollice basso, perché con l'una avremmo fatto prestissimo e con l'altra probabilmente saremmo arrivati in quarta serata. Qui invece ci limitiamo alle buone notizie, parlavamo della reazione dopo il Montevarchi. Io aggiungo anche, avete insomma visto due indicazioni, poi adesso ne parliamo, la vittoria larga sul discorso differenza reti è importante, dopo vi spiegheremo perché. Qualità e concretezza, dicevamo, avete tirato tanto ma segnato finalmente anche tanto. E poi il peso del centrocampo, ad esempio Francesco, un giocatore come Ilari, dopo lo ascolteremo, non giocava titolare da un mese ed è stato uno dei migliori, due gol, Brambilla rientra titolare e gioca una grandissima partita. E poi concedimi anche un discorso per quanto riguarda l'importanza di Cioffi, perché insomma rientra Cioffi e al di là del gol di tacco che è il jolly, no? Cioffi pesa tanto nell'economia di questa squadra, quando non c'è si sente la sua mancanza e diciamo è il giocatore che abbiamo visto più crescere in questi anni, che è sempre rimasto qua e di cui la crescita è anche evidente proprio all'occhio di chi va allo stadio, perché da come ce lo ricordiamo un po' timido all'inizio in Serie D che giocava e non giocava, poi piano piano si è preso un po' il suo posto da titolare, adesso quando non c'è è difficile, anche se è vero che in difesa il Cesena, lasciamo stare Montevarchi la parentesi, no? Ha sempre fatto abbastanza bene come prestazioni individuali dei centrali, però ecco Cioffi secondo me garantisce un altro tipo di qualità, non solo difensiva ma anche in impostazione, per carisma. Poi ti garantisce un cambio senza fare un cambio. Esatto, perché può giocare in più ruoli. Il centrocampo è vero, ha avuto molto peso con la Carrarese. Parlavamo di Ilari che diciamo è arrivato a Cesena portandosi in dote dei gol che ancora diciamo non era riuscito a fare così tanto, perché arrivava mi pare da 7 gol lo scorso anno a Teramo. 15 in due anni addirittura. Esatto, quindi era un centrocampista che arrivava con dei gol nei piedi da cui ci si aspettava questo, che in parte non è riuscito ancora del tutto a fare, ma se comincia a fare adesso diciamo i gol aprile, maggio, giugno sono i gol più belli e anche più importanti che si possono fare. E poi comunque è il miglior centrocampista con questa doppietta come marcature che insomma alla fine no esatto, e ecco lui può spostare sicuramente. Parlavamo di Freezer che era arrivato un po' contratto, un po' timido, forse aveva diciamo problemi dal punto di vista, era fermo da molto quindi fisicamente, un po' di problemi anche comunicativi perché non parlare la lingua non è facile anche in un gioco come quello di Viali, che ha dei concetti, ha della teoria e delle spiegazioni che ci stanno dietro. Adesso si è sbloccato forse la scintilla anche con la Reggiana, perché eravamo in casa, perché lo stadio era bello carico, perché lui è riuscito a fare qualcosa, forse è un giocatore che in una partita diciamo secca, importante, un'andata e ritorno, potrebbe avere nei piedi, nella testa e anche nel carisma quel qualcosa in più rispetto alla media, certo, in Serie C, certo, e potrebbe diciamo provare a fare la differenza. Brambilla è diventato piano piano col tempo anche lui silenziosamente una certezza, forse adesso il Cesena fa fatica a fare a meno di Brambilla in quel ruolo lì, e a Montevarchi si è visto, forse credo leggendo un po' i quotidiani post Montevarchi l'unico 6 o forse l'unico 5 e mezzo l'ha preso Brambilla alla fine. Certo. Come diceva il grande Civ, l'unico 6 meno. Esatto, l'ha preso lui. Assolutamente, sì. Un'altra domanda? Sì, vado con Stefano. Discorso gol, periodo di astinenza, parlo ovviamente di Mattia. Allora, il fattore mentale diventa fondamentale. Come fai a fare in modo che il gol non diventi un'ossessione? E di la verità, ti stai tenendo un paio di gol per i playoff. Stiamo lavorando per quello. Esatto. No, fattore mentale. La domanda sul discorso mentale, cioè, okay, come fai a non farlo diventare un tarlo? Un'ossessione. Non un'ossessione. Deve, un'ossessione. Sicuramente non è facile, ma non deve diventare un'ossessione. Quello che cerco di fare è mettermi a disposizione della squadra,
e dei compagni per l'obiettivo comune. Poi, come ho sempre detto, l'importante è l'atteggiamento, la prestazione, e poi i gol sono una conseguenza. Certo, lì come impegno penso che nessuno ti possa rimproverare nulla, però sfatiamo il tabù che, allora, quando segnate dite l'importante è che vinca la squadra, eccetera, eccetera. Quando non segnate, insomma, pesa, dai. È normale, sì. Ci si pensa, bisogna, credo, per un attaccante. Sì, bisogna imparare a conviverci, perché comunque è impensabile poter segnare tutte le partite, se non a certi livelli, quindi l'importante è non farla diventare un'ossessione, ecco. Come ci ha detto, esatto, insomma, suggerito Stefano, un amico, sì, da casa. Fermiamoci pochi secondi, poi andiamo a vedere un paio, dicevamo, partita storica. Allora, con l'aiuto di Giovanni Guiducci abbiamo messo in grafica alcune partite, ve le facciamo vedere tra pochi secondi, restate lì. Tra poco. Ristorante Pizzeria Rugantino, unico a Cesena. A Ristorante Rugantino troverai un ottimo servizio, una calda accoglienza e ottimi piatti eseguiti con cura. A Rugantino potrai gustare specialità di pesce, specialità di carne e la pizza cotta con forno a legna, abbinati ai migliori vini italiani e birre artigianali. Ristorante Rugantino, grazie di esistere. Eccoci qua, allora, dicevamo, partita e vittoria storica per, insomma, l'importanza della forbice, il risultato finale. Partiamo facendo un giro, qui naturalmente ci si inchina, esatto, alla, come dire, la Cassazione bianconero. È stata certificata da Guiducci, quindi è veramente se lo così, dice Guiducci, okay, è così, perché insomma, scherzando, dicevamo, credo chiunque di noi giovedì sera, prima di andare via dallo stadio, si sia chiesto: quando mai avevo visto il Cesena segnare 6 gol? E c'ho il numero di cellulare di Guiducci. Esatto, chi ce, ecco, l'aveva gli ha mandato un WhatsApp immediatamente. Esattamente, per... chi aveva il numero di cellulare ha scritto a Guiducci, chi non ce l'aveva ha aspettato il Corriere, o in questo caso noi. Vediamo la prima grafica, l'abbiamo titolata il Cesena e il pallottoliere, cioè le vere, insomma, mattanze, no, per quel che riguarda i gol realizzati, esclusivamente realizzati. Qui sono tutte vittorie ottenute, direi, nella preistoria, perché qui insomma nessuno di noi era neanche nato, nei pensieri, sì, diciamo. No, direi, nemmeno, direi di no, fatico a ricordarle effettivamente. E però cosa hanno in comune, al di là, insomma, del risultato, dallo 0 a 11 contro il Cotignola al 7 a 1 di Cattolica, che il Cesena non era mai tra i professionisti, perché comunque anche la Serie C di quegli anni non era professionista. Esatto, gli anni 40, vedi, Porto Recanati, 7 a 0, non era professionismo. Se invece andiamo a vedere le vittorie tennistiche nell'altra grafica, quindi una vittoria tra i professionisti con 6 gol di scarto, segnando appunto 6 gol, il Cesena non l'aveva mai ottenuta. Seconda grafica invece, qui siamo, abbiamo titolato anche in omaggio a un grandissimo amante del tennis come Francesco Zani, il Cesena è appunto il tennis, perché comunque rimane, vedi, queste sono le vittorie con 6 reti, rimane l'unica sempre tra i professionisti, perché anche qui parliamo di squadre, parte gli anni 40, insomma, si va indietro di tantissimo, Cesena Riccione, promozione fine anni 50, insomma. Sì. Avete fatto la storia, caro Mattia, anche a Montevarchi più o meno, e qui alla grande. Insomma, sì, non eravamo abituati, cioè poi, insomma, per chi vede il Cesena è difficile, no? 6 a 0 è abbastanza raro. Non... Ammetto che negli ultimi 20 anni mi veniva in mente giusto i 6 gol presi a Salerno, ecco, con Castori, esatto, in Serie B. Esatto. Neanche in Serie D ci sono state, no, esatto, delle goleade di questa portata. È vero, assolutamente. Ascoltiamo Viali al termine della partita, la sua analisi. La soddisfazione più grande di stasera è essere riusciti a regalare alla nostra curva una partita del genere, perché onestamente quello che ci hanno fatto a sabato a Montevarchi dopo la partita, dopo la non partita, una prestazione del genere, ci sono stati così vicini, guarda, ti dico che i ragazzi ne hanno parlato tutta la settimana, e quindi il fatto di avergli, diciamo così, ricambiato il calore, quello che hanno fatto per noi, siamo molto molto contenti. Questo è palese che quando siamo stati al Manuzzi con la curva così piena, dai, è oggettivo, i numeri dicono che abbiamo sempre fatto grandi partite, grandi risultati. Siete stati bravi, credo, a segnare quando, nei momenti giusti della partita, sì, compreso il gol di Caturano all'inizio del secondo, esatto, tempo. No, nel senso che è chiaro che la partita, arrivata la formazione, è un po' cambiata rispetto a come l'abbiamo preparata, perché hanno cambiato completamente il sistema di gioco, cosa che non hanno fatto mai, e quindi abbiamo dovuto cambiare qualcosa. Hanno deciso di difendere lo spazio, di lasciarci il palleggio, e a quel punto lì bisognava solo essere pazienti, sbagliare poco per non concedere ripartenze come è successo nella prima palla,
e avere la pazienza per aprire la partita. Fatto quello, poi i ragazzi sono stati bravi a fare una partita di qualità e, come dicevi tu, a colpire al momento giusto, perché è chiaro che il gol all'inizio del secondo tempo credo che sia il gol perfetto per incanalare la partita in un certo modo. Poi dopo l'entusiasmo, gli episodi dopo hanno arrotondato il bottino. Queste le parole di un sereno William Viali proprio giovedì sera. Fede, ultimo giro, poi partita misteriosa. Sì, allora Luca, parentesi mercato. Sarebbe possibile pescare un centrocampista dai giocatori del Catania svincolati? Allora, sarebbe possibile sì, perché ad esempio oggi Greco del Catania è sceso in campo con la maglia del Vicenza, dove peraltro è andato Francesco Baldini, allenatore del Catania fino a 10 giorni fa, però insomma non è assolutamente nell'agenda di Zebi, di Agostini o comunque della società, almeno non si è parlato di nulla e non credo assolutamente che verranno fatte operazioni da questo punto di vista, però insomma dal punto di vista regolamentare è un caso molto particolare, definiamolo vergognoso per la gestione, perché certo. Adesso io non so, credo Mattia, adesso vedendolo, mi metto nei panni del calciatore ad esempio, no? C'è Russini, c'è Rosaia, c'erano, perché insomma esatto. Sì, è stato tutto cancellato, no? Sono situazioni... Voi l'avete un po' anche vissuta sulla vostra pelle, sì. Voi, parlo di te, Favale, Sorrentino... Esatto, sono situazioni spiacevoli e ogni anno cambia un po' la gestione, quindi ci troviamo ogni anno di fronte a situazioni diverse, quindi in questo caso sembra sia possibile poter prendere giocatori svincolati e non sono situazioni facili sicuramente. E poi, insomma, vedendo anche eliminare una squadra a 3 giornate dalla fine con la classifica ridisegnata, che poi questo a voi interessa poco, ma fino a un certo punto, no, perché esatto. Poi in chiave terzo posto ci esatto. Sarebbe anche lì qualcosa da dire, poi magari lo diciamo dopo. No, è una situazione spiacevole, come diceva Mattia, sia per i giocatori del Catania, ma anche per i giocatori delle altre 19 squadre, che comunque col Catania... La esatto. Maggior parte di loro, quindi tutti tranne tre squadre sì, in sostanza, sì, sì. Hanno giocato 2 partite, le hanno vinte, le hanno pareggiate, le hanno perse, sono andati a Catania, ma sono tornati. Hanno speso soldi, ma penso anche ai tifosi che organizzano una trasferta, ad esempio, a Catania, che viene annullata. Tra l'altro le trasferte da Catania non sono propriamente comode e modiche dal punto di vista dei prezzi, però insomma è l'ennesimo anno, no, dove la solita... Una squadra salta a un certo assolutamente punto, sì, però tutti ci raccontano che i controlli vengono poi fatti alla grandissima e non sfugge mai nulla, però evidentemente non è così. Chiudiamo la prima parte, rubrica, o meglio, partita misteriosa, così vediamo in grafica. Eccola qua, raccontateci, scriveteci, soprattutto no, raccontateci la partita, no, perché non abbiamo tempo, però scriveteci l'avversario, il risultato e la data per vincere. Fede, cosa abbiamo? La sciarpa in raso. Ufficiale. Molto bene. Cisena, eccola qui. Direi primaverile verso l'estate, va benissimo. Quella l'anno l'abbiamo eliminata. Sì, esatto. A posto, ci fermiamo qualche minuto, poi torniamo perché abbiamo a ascoltare le parole di Lari, ma da vedere anche alcune grafiche molto interessanti, diciamo il tridente in doppia cifra, un qualcosa di unico o giù di lì. A tra poco. Tra poco. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità, tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meddola. FAM Batterie, azienda leader nel settore da 45 anni, soddisfa tutte le esigenze di energia. Alla FAM puoi trovare batterie per auto, moto, veicoli speciali per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato, incluso il servizio di installazione. All'avanguardia anche per batterie a litio. Se vuoi andare sul sicuro, scegli FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Consulta il sito FAM Batterie per ogni tua esigenza. Eccoci di nuovo insieme, seconda parte in diretta di Pianeta Bianconero. Ci siamo lasciati con le parole di Viali, ora andiamo a ascoltare invece quelle di Carlo Ilari, la prima doppietta con la maglia del Cesena, 4 gol per lui dopo le reti contro il Teramo all'andata e contro il Grosseto nel girone di ritorno. Insomma, un giocatore, diciamo, che non giocava dal primo minuto da un mese, che era molto atteso, suggeriva giustamente Francesco, dopo i 15 gol nell'ultimo biennio in zona marcature, insomma, se vogliamo, e insomma, nella giornata più importante ha trovato questa doppietta. Ascoltiamo.
Sono felice perché era una partita che aspettavo da tempo così. Purtroppo quest'anno i miei inserimenti non sono stati molto fruttuosi, però sono contento che sia arrivata meglio tardi che mai, insomma. Ora c'è l'ultima partita di campionato, dovremo affrontare con la massima attenzione e poi ci concentreremo, insomma, su quelli che saranno i playoff. Però, come ripeto, sono contento di aver fatto una partita così, perché insomma penso sia nelle mie capacità e sicuramente anche io nelle aspettative di quest'annata avevo sicuramente anche qualche gol in più, e sono contento che sia arrivato. È stata una settimana difficile, perché chiaramente è stata una sconfitta oltre che inaspettata di larga misura, quindi ci ha fatto un po' riflettere tutti e sono felicissimo che ne siamo usciti in questa maniera qui, rispondendo sul campo, e quindi siamo veramente stati bravi a concentrarci, rimanere uniti e fare una grande partita oggi. Non c'era altra soluzione per rimediare a quella brutta figuraccia che abbiamo fatto settimana scorsa. Noi non ci eravamo posti un obiettivo specifico, noi abbiamo cercato di fare partite giocando bene e cercando di vincerle tutte. Se adesso siamo in quella posizione, vuol dire che ci siamo meritati quella posizione, e sappiamo che davanti abbiamo due squadre che stanno facendo veramente qualcosa di straordinario, quindi dobbiamo rimanere concentrati per rimanere terzi fino alla fine, perché sappiamo dell'importanza della posizione nella griglia playoff, e quindi massima concentrazione per l'ultima di campionato. Massima concentrazione verso Siena, di questo parleremo naturalmente nella terza parte, guardando un po' i numeri del Siena, le varie combinazioni, l'importanza anche della differenza reti, dicevamo, insomma, questo tennistico 6-0 ha certamente aiutato. Ha aiutato anche sul discorso attacco, dicevamo, andiamo a vedere in grafica per quel che riguarda il tridente del Cesena, perché è un tridente interamente in doppia cifra. Così guardiamo qualche numero per analizzare un po' Caturano, Pierini e Bortolussi, come di fatto si sono comportati durante la stagione. Eccolo qua, abbiamo messo, preso in prestito dal basket, no? La tripla doppia come titolo di questa grafica, da sinistra a destra, dal più prolifico, poi ci siete insomma tu e Caturano a quota 10, Caturano appunto ti ha raggiunto in doppia cifra, dicevamo. Ecco, qui vedete i minuti giocati, quindi quelli tuoi, Mattia, sono i maggiori, insomma hai giocato più di tutti, sì, perché parlavamo insomma del fatto di aver tirato la carretta anche nei momenti dove ad esempio non c'era Pittarello all'andata, o dove con Pittarello ti toccava giocare perché Pittarello era fuori, no? Ecco, i gol ormai li abbiamo imparati, ora sono 32 in 3, e questo è sicuramente un qualcosa di forse inaspettato, pensando a quest'estate. Dopo, Francesco, chiedo a te. E poi c'è questo discorso che riguarda le ultime voci, gli assist e i punti conquistati. Qui, caro Mattia, dicevamo, segni meno, però 6 assist non sono pochi, no? A volte sì, la rifinitura, sì. A me ne viene in mente uno con Pierini con la Lucchesi in casa, sì, tanto per fare, sì, un esempio. La palla lavorata per Steffè con la Pistoiese. Esatto, con la Fermana, sì, la sponda per Mulè, adesso ne diciamo 3, sì, a caso, sì, no? Quindi via, pensano, sì, anche quelli, no? È un dato che soprattutto per un attaccante, un centravanti, non è sempre scontato. Esatto, non è poi, secondo me, visionato come dovrebbe, magari dagli addetti ai lavori. Certo. Però penso che sia un dato importante, e significa che si può fare anche altro rispetto, certo, al gol. Dice, una volta che non si segna, magari si fa segnare. Esatto. Poi il paradosso di questa grafica è vedere Pierini, che dei tre forse è quello sicuramente più fantasioso, più d'assist, che ne distribuisce di meno, e tu che invece sei quello magari, no, meno d'assist e più da gol, che invece ti sei, sì, portato, sì, avanti in questa voce qua. E poi ci sono i punti conquistati, perché attenzione, questa è chiaramente ancora depone fortemente, largamente a tuo favore. È vero che hai segnato meno gol dell'anno scorso, erano 16 in stagione regolare, perché poi, sì, c'era quello di più, 16 più 1. In, sì, teoria, statisticamente, con 6 gol a Siena... Con 3 rigori. Sì, no, sì, dico, con 6 gol a Siena... Ah, sì. Raggiungi. Con 6 gol a Siena raggiungi l'anno scorso, però battute a parte, l'incidenza, l'importanza delle reti, tanta roba, no? Cioè, avete pochissimi gol inutili, no? Sì, è andato, secondo me, importante anche questo. Anche Pierini, che inizialmente, esatto, segnava reti nel giorno d'andata,
poco importanti ai fini della squadra, del risultato, se andiamo a rivedere, no, Francesco, insomma. Certo, diciamo due considerazioni su queste statistiche. La prima su Pierini, forse nei primi due mesi che ha fatto qua nessuno avrebbe poi detto Pierini quest'anno fa più di 10 gol, è a 12, magari ne può aggiungere un'altra a Siena, quindi è stata una sorpresa, forse per noi che lo conoscevamo meno anche sotto questo punto di vista, però si è ripreso alla grande, come dicevi tu, mi pare i primi due gol, o due o tre gol, diciamo, sì, non avevano portato a vittorie, poi invece ha cominciato a farli anche importanti e pesanti, oltre ad essere chiaramente coinvolto e al centro della fase offensiva. E l'altro dato, a parte i dati di Mattia che abbiamo già analizzato, è quello di Caturano. Ecco, appunto, volevo arrivare lì. Che alla fine, diciamo, è un giocatore che è sempre un po' discusso in questa piazza cesena, e perché magari ha avuto un po' di discontinuità dal punto di vista fisico, perché arrivava anche con un curriculum e delle aspettative molto importanti. Caturano. Diciamo anche perché quest'anno, a mio avviso, non gioca nel suo ruolo. Ecco. E l'altra considerazione, appunto, è quella che Caturano ha quasi sempre giocato molto lontano dalla porta, in una posizione un po' alla Succi, se ti ricordi, no? Quando era stato un po' arretrato da Bisoli principalmente. Ecco, però alla fine di Riffo di Raffa ha già fatto 10 gol, manca una partita nella stagione regolare, mancano i playoff, e i gol che ha fatto Caturano, alla fine se ne andiamo a vedere, sono molto pesanti, perché basta citare Fermo, basta citare Olbia, anche Bello, quello lì al 90esimo, basta citare col Grossetto, sì, che comunque Viterbo tira su una partita anche. Esatto, Viterbo, importante. Uno degli assist, Viterbo, a proposito, non sì, l'abbiamo sì, nominato sì, prima. Cioè, alla fine ha fatto dei gol a volte anche sporchi, no? Come quello di Fermo, praticamente una palla su calcio d'angolo. Diciamo che la differenza in questo momento col Pescara è il gol di Fermo, se proprio la vogliamo raccontare, nel senso certo, che il Cesena andrà a Siena con due risultati su tre, al per di là della differenza reti, anche per quella rete lì. Esatto. E quindi diciamo ha dimostrato che dentro l'area ancora Caturano in Serie C è uno di quelli che può fare veramente la differenza. Però paradossalmente tutto questo avviene quando Caturano non gioca nel suo ruolo, cioè comunque gioca lontano dalla porta come hai detto, quando si era partiti con un determinato modulo, il 4-4-2 iniziale, proprio perché si diceva no Mattia tu e Sassà per essere più vicini, sì. Però inizialmente non funzionava, perché nelle prime tre giornate praticamente solo in una partita avete segnato. Certo. E poi con due mesi, dicevamo, dove Pierini, non dico oggetto misterioso, ma era, diciamo, era stato ancora un po' facilmente comprensibile qual era il suo ruolo all'interno non solo della rosa, ma anche del progetto tecnico. Forse era perché banalmente doveva un attimo ambientarsi, certo, capire il Cesena. È chiaro che le prestazioni e i gol di Caturano vanno secondo me ancora inseriti nel salto di qualità che ha provato a fare il Cesena quest'anno. Chiaramente Caturano è un tipo di giocatore quando deve giocare tutte le partite 90 minuti titolare in questo momento della sua carriera. Diventa un altro tipo di giocatore quando è inserito in un reparto che ha Pierini, Bortolussi, Pittarello e Caturano. Allora forse in questo momento, anche per come sta fisicamente, per gli anni difficili che ha avuto ultimamente, Caturano diventa un fattore in Serie C quando può essere inserito in questo microcosmo offensivo. Certo. Perché quando entra a partita in corso e deve far male, alla fine quasi sempre ce la poi fa. Alcuni gol sporchi, perché Grossetto, Fermo, questi due sono gol identici praticamente. Sì. Con la palla E dentro l'area ci arriva lui, no? E nel momento che è il 93esimo stai perdendo contro delle squadre sulla carta più deboli di te, partite che non dovevi mai al mondo perdere. Chiaro, assolutamente. Fede, prego. Allora, tema infortuni con Giulio che scrive: ma chi degli infortunati possiamo recuperare? Mulè, Rigoni, Missiroli, ma vale la pena secondo voi prendere giocatori che hanno comunque nel corso degli anni avuto sempre problemi con gli infortuni, appunto? I preparatori hanno delle colpe. Poi un abbraccio a Mattia, perché è un ragazzo umile e intelligente. Bene, allora sul discorso preparatori, non vedendo gli allenamenti, io fatico a esprimere un'opinione. Francesco pure, non chiedo naturalmente a Mattia perché sennò domani quando arriva al campo si apre il giornale domani, ecco, se mi dici che insomma così. No, a parte questo, è chiaro che c'è uno storico e c'è comunque una tendenza abbastanza significativa, diversi infortuni, no? Avete avuto, ci sono alcuni dati oggettivi, ad esempio spesso avete alternato sintetico con superficie naturale, giusto? Io non Da questo punto ultimamente di vista siamo sempre a Villa Silvia sul campo d'erba, quindi stiamo dando continuità
al campo d'erba. Perfetto. E poi i nomi che sono stati fatti sono Mulè, alcuni Rigoni, giocatori Missiloni, che sono veramente lungodegenti, fuori da tantissimo. Ad esempio Mulè 23 dicembre, quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, sono 4 mesi fuori, tra pochissimo. Si sta allenando, giusto? Sì, è rientrato dalla settimana scorsa con noi. Sì. Tra l'altro Luca, forse Mulè era stato fino a Gubbio credo il miglior difensore della rosa, o comunque anche uno il più dei, sorprendente, cioè nessuno lo conosceva. Nessuno lo conosceva e praticamente aveva messo in fila una serie di prestazioni incredibili, quindi avevi trovato una risorsa che non ti aspettavi, cioè, a quel livello, e poi a un certo punto l'hai persa e la sua stagione, diciamo, non è ancora poi ricominciata dal 23 dicembre. Certo. È un'assenza che pesa e di cui forse ti siamo anche un po' dimenticati, perché no, è fuori da talmente tanto tempo che non lo consideriamo quasi più quando anche nelle chiacchiere. Gli altri due nomi riguardano appunto Rigoni e Missiroli, sono due discorsi diversi. Rigoni è vero, nel giorno di ritorno praticamente come Mulè è scomparso, ha giocato un paio di partite da titolari, Modena e mi sembra contro l'Olbia in casa, uno scampolo con l'Ancona, da Ancona in poi non è più rientrato in campo. Qui è un discorso un pochino più complesso, è ancora fuori. Io credo, dovessi sbilanciarmi, che potrebbe addirittura essere, non dico finita la stagione, perché bisognerà capire il Cesena quello che vorrà fare, poi dipende anche dal Cesena quando la stagione finirà. Però io presumo che per le partite al momento garantite che il Cesena ha in calendario, cioè Siena, e sicuramente o il 4, speriamo di no, o 8 e 12, speriamo di sì, quindi almeno 2 o 3 partite, io penso che per quelle date lì sia difficile recuperare Rigoni. Sì. Poi si vedrà. Il discorso Mulè potrebbe andare in panchino, essere convocato a Siena, ma anche qui la domanda che mi faccio io è, dopo 4 mesi, con allievi in forte crescita, con Cioffi intoccabile, con Gonnelli e Pogliano, che è Gonnelli, a disposizione, è chiaro che il reparto difensivo è già abbastanza, certo, come dire, ben assortito, poi è difficile buttare dentro un giocatore, un centrale difensivo nei playoff. Stesso discorso per Rigoni, in questo momento c'è Brambilla che sta giocando molto bene, Rigoni fa il regista, che è un ruolo delicato, come dici tu è difficile che entri in forma, comincia ad avere il ritmo, yeah, partita alla fine in 10-12 giorni. Forse il giocatore più importante da recuperare, anche per come aveva lasciato, è Missiroli, che era nel momento, nettamente nel suo momento migliore, aveva preso continuità. E comunque Missiroli è un tipo di giocatore, a differenza di Mulè e di Rigoni, che vive anche un po' di fiammate, di giocate, di qualche invenzione, certo, quindi anche solo 25 minuti, mezz'ora di Missiroli, se sta bene, possono avere un senso, certo, in un campionato e in un playoff. È chiaro che ha innalzato il livello, no, dell'esperienza. Chiaro, chiaro, è un giocatore che ti dà... Si senta, no? Esatto, anche, non sembra un leader, perché la sua carriera non è stata mai una carriera da leader, però è un giocatore, è che, un fattore che può, sì, diventare. È un giocatore che ti dà esperienza, ti dà spessore, e poi... In queste partite che andremo ad affrontare potrebbe essere molto utile. Ecco. Esatto. Diciamo che ha un bel po' di presenze in Serie A. Sì, che... dal punto di vista mentale le dovrebbe saper gestire, sicuramente. Esatto. Direi di sì. Assolutamente. Ci fermiamo qualche istante, poi top e flop, vi faccio vedere un po' di gol tra pochissimo. Fratelli Magnani a Cesena ti aspetta per scoprire la nuova concessionaria Opel, DR, Evo e Aixam. Uno staff di professionisti vi guiderà nella scelta e personalizzazione della vostra nuova auto, garantendo sicurezza, innovazione e risparmio. Da oltre 30 anni i nostri meccanici si occupano dell'assistenza della vostra vettura. Ora ci arricchiamo anche del servizio di manutenzione e rivendita Hyundai. Affidati a noi per il tuo noleggio con Rent Auto Coming. Rendi unica la tua esperienza di acquisto. Solo da Fratelli Magnani. Eccoci qua, allora, prima di vedere un po' di immagini del girone B, di quello che è successo giovedì scorso, Fede, ho ancora una, sì, domanda così. Gianfranco dice, quest'anno fino ad ora abbiamo avuto pochi rigori, e credo uno solo, da cosa è di peso secondo voi? Da rigoni e rigori, sì sì, esatto, esattamente, cambia una consonante, esatto, insomma si vede poco rigoni, purtroppo anche i rigori, no Mattia? Sì, sì, stanno mancando rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso ne abbiamo avuti parecchi, e quest'anno invece non riusciamo a prenderne molti, perché ne abbiamo avuti due in tutto l'anno. Quindi... Montevarchi e quello contestatissimo, insomma, esatto, che ha fatto esplodere la Reggiana e che momento, insomma, è l'unico rigore del girone di ritorno, tra, esatto, l'altro. No? Sì, quindi, esatto. Assolutamente. Poi è anche vero che l'anno scorso, insomma, ve ne hanno dati, mi sembra, 7? Sì.
7-8 rigori, 8 forse. 8, forse 8, ne avete sbagliati la metà, quindi sì, esatto. A volte per decenza, insomma, si preferisce evitare, però insomma, effettivamente qualche episodio un po' così dubbio beh, diciamo, anziché sì, no, sì. C'è stato, però insomma, vedremo. Tra l'altro, è notizia di pochissimi giorni, la VAR, insomma, che arriverà anche in Serie C, solo dalle semifinali dei play-off, quindi chissà quali saranno le quattro squadre che parteciperanno, però insomma nelle due partite andate e ritorno di semifinali, nelle due partite di finale, quindi le sei partite finali di questa stagione, ci sarà questa sperimentazione anche in C, dico la mia, così, non mi manca il VAR. Ecco. Ha un po' poco senso, tra l'altro, introdurlo nelle ultime sei partite di un campionato cominciato ad agosto. Quindi così un po' è un po' strano. Soprattutto vorrei capire anche, non so, magari gli assistenti abituati, perché saranno sempre gli assistenti di C, abituati ad alzare sempre subito, quando invece andranno ad arbitrare le semifinali, a dirigere le semifinali, che dovranno aspettare tutte le volte la fine dell'azione. Diciamo, gli unici innesti saranno gli arbitri che gestiranno la sala VAR, che saranno quelli però già abituati a utilizzare. Ci vanno quelli non abituati, che tocca abituarsi nelle sei partite più importanti della stagione, dove insomma ci si gioca abbastanza. E vabbè, speriamo di porci questo problema. Assolutamente sì, questo concordo. Sì. Andiamo a top e flop, vediamo un po' quello che è accaduto, partendo dal quinto posto. Partiamo da Viterbo, Viterbese Montevarchi. Qui sarebbe anche stato bello vedere la palla, questo per gli amici di Eleven, ma purtroppo si vede solo alla fine. Eccola qua, questo è il diagonale di Barranca e Gambale, in un'azione molto simile a fasce, se vogliamo, invertite a quella della settimana prima, dove invece Gambale è arrivato, il gol lo aveva fatto. Qui se ne divora uno che ha dell'incredibile, vedete, dopo una corta respinta, avete visto, di Fumagalli. Ecco che andiamo a vedere per la seconda volta, il rinvio lungo del portiere del Montevarchi, dovrebbe arrivare il pallone entro qualche secondo, ecco, per fortuna arriva, e qui sì, si impapera un po' Fumagalli e si impapera decisamente Gambale. Quarto posto. Arriva. Andiamo dai tuoi amici dell'Ancona Matelica, caro Mattia, o dal nostro amico Mario Noce, che è l'autore di questo cross qui a destra. Assist di Kodromaz, ecco, assist peraltro dove, insomma, così, abbastanza discutibile, e gol di Fagioli, che colpisce, credo, là nelle parti intime, mi pare, vedendo l'impatto, e poi Fagioli che invece va a dedicare, credo, alla fidanzata, il gol in tribuna. Questo è Ancona Teramo, che poi terminerà 2-1. Poi cosa succede? Guardate, dalla parte opposta il Teramo troverà il provvisorio pareggio, questo, con Bernardotto che scaglia un destro, come dire, non proprio irresistibile, e Avella, che è ancora il portiere dell'Ancona Matelica dai tempi dell'AD, lo ricorderete, ecco, penso che dall'anno prossimo, penso che il primo rinforzo possa essere il portiere dell'Ancona, perché ne cambiano sempre due o tre ogni anno, ma evidentemente qualche problemino c'è. Terzo posto. Pontedera-Siena 1-2, minuto 91, guardate quello che accade, il mischione in aria, questo sombrero, questo tiro, e da due passi a porta vuota Ardemagni. Vi avevamo raccontato lunedì scorso, sempre da due passi, sempre a porta vuota, il gol del pareggio contro l'Ancona, e festeggiato allo stesso modo, quindi striptease e arrampicata sobria dalle parti dei tifosi che lo abbraccciano. Ci fa male e lo baciano. Ecco, questo è il gol che permette al Siena di non andare in vacanza, cioè che permetterà, poi ne parliamo nella terza parte, permetterà al Siena di potersi giocare sabato pomeriggio al Franchi le ultime chance di una qualificazione di rincorsa, visto che nella città del Palio ci sta, credo, come definizione, una qualificazione di rincorsa ai play-off. Poi parleremo anche di questo. Naturalmente andiamoci a rivedere un Ardemagni, come sempre, molto sobrio. Secondo posto. Qui andiamo a Fermo, un omaggio agli amici fermani naturalmente, con il lancio lungo e guardate la meravigliosa diagonale difensiva, anche direi l'intesa tra Blondet e Ginestra, che lasciano il pallone a King Udo, che porta in vantaggio in questo modo l'Olbia, finirà 1-3, ma insomma non benissimo via. Ecco qua questo rilancio dalle retrovie, io immagino l'abbia chiamato il portiere, perché altrimenti è inspiegabile
quello che combina il difensore, poi Ginestra non dice nulla, quindi probabilmente sa di avere combinato, come dire, il frittatone. Secondo posto la riapre, pardon, secondo posto, no, il secondo caso, la riapre così sullo 0-2 invece la Fermana, grazie a un omaggio di Ladinetti, terzino, difensore dell'Olbia, che uccide Panitteri. Poi guardate le proteste, oddio, da qui sembra abbastanza netto, poi magari qualcosa è successo, però tra l'altro è lo stesso arbitro di Cesena Reggiana, che insomma Almanuzzi era stato un pochino meno puntuale, però qui mi sembra un calcio di rigore gli ha sparato, diciamo. Sì, assolutamente. Andiamo al primo posto, Pistoiese Pescara. Questa era una partita che interessava molto il Cesena, perché se il Pescara non avesse vinto oggi il Cesena sarebbe matematicamente terzo. Voi vi direte, cosa è successo qui su questo calcio di punizione di Massimo? Gol della Pistoiese, siamo sullo 0-0 da pochi minuti. L'arbitro annulla misteriosamente quello che poteva essere il vantaggio della Pistoiese, che poteva certamente cambiare la partita. Cosa è successo? Me lo chiedo anch'io dopo 5 giorni, insomma, ecco. Guardando meglio con la lente di ingrandimento sembra un accenno, una specie di ponte, vedete, di Folprecht, che è il centrocampista ceco, cioè della Repubblica Ceca, della Pistoiese, lì in barriera, che fa una specie di ponte. Però credo sia il primo caso al mondo dove un tentativo di ponte, dove comunque non viene rispettata, perché da regolamento è vero che ci deve essere la distanza di un metro tra la barriera e la barriera aggiuntiva, però insomma Mattia, dai, via. Eccessivo. Un po' tirato per i capelli, un po' tirato per i capelli. Poteva anche un po' cambiare la partita, ma evidentemente ha visto così l'arbitro. La partita la cambia invece questo super gol di Dursi. Vedete il Pescara qui sempre nel primo tempo, a metà primo tempo, recupera palla larga per Dursi che si accentra e più o meno dalle parti del limite dell'area calcia questa bella fiondata all'incrocio. Qui nulla da dire, grandissimo gol e vantaggio del Pescara. Poi arriva anche un gol abbastanza rocambolesco invece, che è il pareggio della Pistoiese. Pochi minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio di punizione laterale, andiamo a vederlo insomma nel suo intero sviluppo, perché guardate, c'è un primo cross che viene allontanato dalla difesa, poi ci sarà qui un controcross da questa parte a sinistra, tutti a dire è autogol di Drudi, vedendo il capello sale e pepe dell'ex giocatore del Cesena, dice ma chi è questo pazzo che esulta come un kamikaze, ovvero Moretti della Pistoiese, esulta perché segna un gol incredibile. Guardate, ecco, va praticamente a così togliere la palla con il piede, guardate, op, l'arpionata, chiaramente non sa neppure lui come, però l'ha presa, ecco, quindi ha scodellato questo pallone, ha messo il vassoio praticamente sotto la palla e ha trovato il gol del pareggio. Poi arriverà Ferrari per il 2-1 e poi il 3-1 del Pescara, insomma, in quella che era l'altra partita, no Mattia, che guardavamo. Pescara Entella per chiudere, poi ci fermiamo, che insomma restano veramente due grandissimi avversari. Aver sicuramente tenuto dietro l'Entella, già questo è un risultato, sì, se vogliamo, che incredibile. Sì. E direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro tenendola dietro e ora cercheremo sabato di compiere, certo, di mettere la ciliegina, esatto, perché poi manca quella, assolutamente. Ci fermiamo, seconda parte termina qui, poi nella terza vedremo alcuni numeri anche per quel che riguarda il rendimento interno, perché ci sono tanti amici da casa che chiedono, no? Cesena che va fortissimo in casa, ma che nel giorno di ritorno soprattutto in trasferta ha rallentato tanto. Proviamo a capire perché tra poco, non andate via. C'è un gruppo che ti accompagna durante le tue esperienze giornaliere. Al lavoro, nei momenti di svago e necessità. È Gruppo MaxiCard, che grazie ai clienti che lo hanno scelto, mette a tua disposizione prodotti e servizi che migliorano l'igiene e il comfort delle tue esperienze giornaliere. Prodotti in carta, prodotti chimici, accessori per pulire e servizi di igienizzazione. Dove c'è Gruppo MaxiCard, c'è igiene. Prodotti di grande qualità. Esperienza sul campo, personale qualificato e aggiornato, servizio puntuale e massima efficienza fanno di FP Trasmissioni il vostro fornitore di fiducia. Ci trovate sul sito o direttamente in azienda. Il nostro ufficio vendite è a disposizione per poter evadere ogni vostra richiesta. FP Trasmissioni, il vostro partner ideale verso il successo.
Volatona finale, di nuovo insieme, terza parte in diretta in questo lunedì di Pasquetta. Partiamo dal rendimento del Cesena al Manuzzi, visto che siamo reduci dalla miglior partita, anche per quel che riguarda il risultato, naturalmente, di giovedì. Così andiamo velocemente in grafica a vedere i numeri del campionato che il Cesena ha chiuso, ha terminato, perché le partite in casa sono finite, naturalmente per quel che riguarda la regular season. Le 19 partite con 11 vittorie, 7 pareggi, una sconfitta, settembre Modena, quindi ormai bella lontana. Vedete i gol che sono tanti, ma sono soprattutto pochi anche quelli presi, 12 clean sheet su 20, quindi più della metà delle partite senza prendere gol. Ma guardate i dati finali, perché avete chiuso alla grande con 4 vittorie e un pareggio le ultime 5 giornate. E caro Mattia, qui arrivo da te, perché tu lo stadio te lo sei fatto in tutte e due le versioni, sì. O se vogliamo in tutte e tre, perché c'è la via di mezzo, l'ibrido, sì. Senza ultras. Però con gli ultras abbiamo voluto metterlo, non conta nulla al fini statistici ovviamente, però è un dato clamoroso. I due pareggi sono con la Pistoiese a ottobre e con la Reggiana, che insomma si può anche pareggiare, credo, con la Reggiana. Sì, è inutile dirti che con la curva e senza curva non c'è paragone. Ma anche per chi viene a giocare, penso che faccia la differenza in negativo per chi viene, perché comunque avere un muro che ti dà contro tutta la partita non è facile da gestire, e noi sicuramente ci danno una grande spinta. E giocare in casa è tutta un'altra cosa. Poi con la curva così piena è una sensazione indescrivibile. Escludendo i playoff dell'anno scorso, in casa 6 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Quest'anno 11-7-1, mi pare, adesso vado a memoria riguardando. Sì. Avete, non dico raddoppiato, però... Sì, magari ripensando anche all'anno scorso con lo stadio chiuso, ci sarebbero alcune partite che magari l'avremmo portata a casa prima, penso alla Fermana e anche a tante altre. Certo, ce lo siamo detti tante volte, certo. No? Con lo stadio normale Cesena-Matelica finisce 2-2 al 300%. Chiaro, sì, penso anch'io. E tra l'altro sono anche tante poi le vittorie, perché 11 vittorie, considerando che ad esempio è stato un po' claudicante l'inizio anno, perché pareggiate contro la Viterbese, pareggiate contro il Grosseto stesso. Con la Pistoiese anche. Esatto. Quella, insomma, c'è qualche pareggio di troppo, inizio stagione, Gubbio e Molese, anche quelli, no? Si diceva, si storceva un po' il naso. Però alla fine, nonostante tutto, in casa veramente un rendimento straordinario. Su questo c'è una considerazione. Sì, Italo scrive: la differenza che si vede in trasferta rispetto in casa non è forse dovuta al fatto che molto spesso si trovano campi di dimensioni più ridotte rispetto all'Orogel Stadium, e poi il Cesena è una squadra più tecnica che fisica, e quindi credo, dice Italo, che nei campi meno ampi questo sia un handicap. Allora, considerando che i campi non è come nella pallavolo, nel tennis o nel basket, le misure variano, è vero, però c'è un range dentro quale stare, no? Ma ci si accorge di questo? Sì, un po' sì. Si percepisce? Fa molto anche la prospettiva, magari se c'è dietro le porte o di lato, se ci sono magari, non so, cancelli o reti, però si percepisce, noi abituati a giocare al Manuzzi, che comunque è bello ampio, e si percepisce, sì. E a trovare stadi magari piccoli come Imola, come Pesaro, come Fermo, esatto. E sicuramente ne senti la differenza. Chiaro. E poi, insomma... dicevi il discorso, c'era un'altra parte di domanda, no? Sì, allora no, abbiamo esaurito, esatto, il Cesena è una squadra più tecnica che fisica, e quindi meno ampi. Sì, questo, sul discorso tecnico e fisico, sul discorso quindi della partita, se vogliamo, un pochino più sporca, e la partita invece messa sui vostri binari. Esatto, magari la partita sporca la puoi un po' soffrire, e invece magari col campo bello, grande, riesci a mettere in mezzo l'avversario. Vedi, sono ancora abbastanza lucido, mi ricordavo che c'era qualcosa, ma non del tutto, insomma, sì, assolutamente. Vediamo, allora, questo il rendimento casalingo, beh, direi che c'è da poco da aggiungere, no Francesco? No, cioè, niente, numeri... l'unica sconfitta è arrivata col Modena, tra l'altro abbastanza immeritata, esatto. Quella sconfitta, ed è successa 10 mesi fa praticamente. Fammi aprire una parentesi, così spendiamo una lancia, perché cavolo, l'ho ucciso al momento della presentazione, però quanti sono i legni quest'anno? Diversi. Modena? Modena, Ancona, Imola. Imola clamorosa, quella al volo, esatto, clamorosa. Che poi lì poteva veramente cambiare, che Ancona è cambiata. Sì. Imola non è mai cambiata. E Modena era il gol del 2-1.
Esatto. Sì. Inizio secondo tempo, esatto. Insomma, non era male. Ecco. Poi non so se si faccia fate il libretto anche dei pali, dei legni, non ne ho idea, però quelli sono tre e già molto, due molto pesanti, sì. Insomma, quindi così. Vado a riabilitarmi un attimo. Allora, dicevamo, andiamo a guardare un po' quello che accadrà, no? Perché settimana importantissima, da non sbagliare la preparazione e l'avvicinamento, perché poi si va a giocare in trasferta e in trasferta invece il Cesena, dopo un grandissimo avvio di stagione, ha fatto decisamente meno bene nel girone di ritorno. Guardiamo in grafica le combinazioni, cioè quello che dovrà accadere sabato a Siena per chiudere al terzo posto. Allora, voi siete totalmente padroni del vostro destino, quindi con la vittoria a Siena siete sicuri di chiudere davanti. Ricordiamo il vantaggio, terzo posto, si parte direttamente dalle partite a doppio turno, cioè andata e ritorno, e non si gioca la seconda partita secca, quella che l'anno scorso purtroppo è costata l'eliminazione. In caso di pareggio, di fatto basterà, insomma, che presumiamo un pareggio a Siena, perché la goleada contro la Carrese è servita, ecco, spiegato perché continuavate, no? Lo sapevate, sì, immagino, sì. No? Assolutamente sì. Perché, insomma, vedete, il Pescara deve vincere con meno di 7 gol di scarto, 15-22 la differenza, cioè sono 7 gol, esatto, di differenza. Esatto. In caso di stessa differenza reti è avanti il Pescara, attenzione. La partita con la Carrarese, diciamo che ha recuperato, esatto, quello che era stato perso a Montevarchi in termini di differenza reti. Dovete riabilitarvi, vi siete riabilitati anche nella differenza, esatto, reti, no? Perché l'1-0 sarebbe stato un riabilitarsi in modo diverso. Esattamente. E poi perde a Siena e il Pescara non vince. O comunque, in caso di stesso, per farla breve, in caso di stesso risultato, anche, esatto, naturalmente. L'Entella meno 4 non può più raggiungere il Cesena, il calendario è quello, vedete, Pescara-Imolese. Allora, l'Imolese è sicura di non retrocedere, sì, perché il Grosseto è già in Serie D. Potrebbe ricevere questa settimana due punti che ha di penalizzazione in base al ricorso, anche qui i tempi sono biblici, è incredibile che si arrivi. Glielo dicono, no? All'ultima settimana, non si sa, e comunque va a giocarsi, essendo la fascia, il perimetro playoff, playout praticamente dentro i due punti, va a giocarsi il piazzamento, cioè potrebbe in caso di vittoria a Pescara, ad esempio, giocarsi il playout con il vantaggio di due pareggi, che non è poco. Poi, che vinca Pescara penso sia difficile. No, però sicuramente andrà a giocarsi una partita, non è una squadra che va là in maniera arrendevole. Assolutamente. E diciamo, sarà una partita vera anche per il Pescara, non solo per il Cesena. Forse per il Pescara sarà una partita ancora più vera perché gioca contro una squadra che, diciamo, si gioca qualcosa di un po' più scottante, no, rispetto a Siena. Verissimo. Però il gol di Ardemagni permette, così rispondiamo anche a casa, cosa deve succedere col Siena, eccetera, esatto, eccetera, e anche sul discorso Catania, giusto? Con l'esclusione del Catania. Ecco, come cosa perché potrebbe succedere? Perfetto, perché vogliono sapere da casa. Il Cesena terzo e anche il discorso migliore terza di tutti i gironi. Allora, capitolo Siena, naturalmente il Siena, grazie al gol di Ardemagni, non è di fatto in vacanza, perché dovesse vincere e in caso di mancata vittoria di Carrese Vispesaro, vado a memoria, cioè le squadre 45, sì, potrebbe qualificarsi ai playoff. Poi lì c'è, se la regia ci aiuta con la classifica, c'è un discorso di eventuali classifiche avulse, di arrivi addirittura a 5-6 squadre, a 46 mi pare, sì, perché se Carrese e Vispesaro pareggiano ne vanno a 46, Siena, Olbia, difficile che il Pontedera possa vincere a Modena, ma chissà, arrivano tutti a 46, ammetto che non ho fatto i calcoli e manco li farò. Diciamo che la partita del Siena è anche legata a tanti, esatto, altri risultati, a tante altre partite. Però sicuramente Mattia la prepareranno per vincere. Sicuramente sì, no? Perché sì, ci si prova, tanto da perdere non hanno veramente niente, nulla, esatto. In caso di 41 punti invece senza gol di Ardemagni loro sarebbero stati in vacanza. Il discorso migliore terzo di tutti i gironi, che è un discorso importante, quindi vedo che ci hanno ascoltato anche nelle altre settimane. Perché? Perché oltre ad arrivare terzi, il Cesena avrebbe anche l'obiettivo di chiudere come migliore terza dei tre gironi. Qui però la questione si complica per due motivi. Primo, nel girone A c'è la Feralpi Salò che va molto forte, e se batti il Renate già quarto matematicamente, ma anche in caso possibile di pareggio, insomma è già sicura di essere la migliore terza. Ma dovesse perdere, poi si andrebbe, e il Cesena vincere ipoteticamente col Siena, si andrebbe a calcolare il coefficiente, cioè le moltiplicazioni, i punti delle squadre Catanzaro, Avellino e Palermo. Questo perché l'esclusione del Catania di fatto cancella tutti i risultati, o il Palermo gioca una partita in meno. Quindi, per farla breve, i punti che hanno in classifica non sono quelli veri, tra virgolette, nel confronto con gli altri gironi, dove le altre squadre hanno giocato una partita in più. Ve la semplifico, l'Avellino oggi con 64 punti in classifica ne ha effettivi 67 e mezzo, quindi ne ha uno e mezzo in più del Cesena, ha una partita ancora da giocare.
perché alla fine i punti verranno di ciascuna squadra verranno moltiplicati per 1,055555556. Qui, se non avete cambiato canale, vi stimo, insomma, è abbastanza particolare. Ecco, questo è un po' il discorso, io credo, caro Mattia, così chiudiamo, pensare al Siena, punto, perché tanto sì, poi esatto. Quello che senza arriva, fare calcoli, siamo padroni del nostro destino, come hai detto te, quindi questo ci dà forza per andare a Siena e provare a fare di tutto, fare la nostra partita. Assolutamente. Ci fermiamo invece qualche istante e poi vediamo le ultime domande e vediamo anche appunto qualche numero del Siena. Arriviamo subito. Tra poco. SAC Petroli porta energia a casa tua e al tuo lavoro da oltre 40 anni. Grazie ad uno staff specializzato ed una struttura all'avanguardia, realizza impianti a GPL domestici, avicoli e industriali, eseguendo controlli periodici su bombole e serbatoi per garantire un'energia sempre sicura nel rispetto dell'ambiente. SAC Petroli offre anche il servizio di manutenzione e vendita di caldaie e condizionatori delle migliori marche e la consulenza sulle offerte più convenienti per la fornitura di energia elettrica e gas metano. SAC Petroli, la concessionaria Enigas GPL, più dinamica d'Italia. Progettiamo, realizziamo e installiamo ogni tipo di struttura esterna. Ogni montaggio è realizzato su misura, basandosi su un progetto personalizzato e mirato. Progetto Arredo Esterno si prende cura di te. Dall'idea iniziale al progetto finito. Vieni a trovarci nella nostra sede. Siamo in via Ravegnana 300 a Forlì. E allora, eccoci pronti, Fede. Allora, nella contabilità dei pali ne abbiamo perso uno. Dicono, sì, un palo clamoroso di Mattia anche a Reggio Emilia. Giusto, e anche quello decisivo perché ci evidenziano. Prima della traversa di Missiroli, esatto, due passi, sullo 0-0. Sfiorando il pallone, poteva anche lì cambiare qualcosa, insomma. Se stiamo qui altra mezz'ora, mi sa ne troviamo un altro paio, secondo me. Sì, sì, può essere, può essere. È verissimo. Poi Fede? E poi parliamo di squalifiche da casa. Come funzionano nei play-off e i nostri diffidati, se venissero ammoniti la prossima partita, saltano la prima dei play-off? Ottimo, perfetto. Considerazione giustissima. Ricordiamo chi sono i diffidati del Cesena. Steffè e Caturano, direi solo loro due. Sì. In caso di cartellino giallo a Siena, salterebbero il primo turno dei play-off, che sia secondo turno di menzione diretta, prima di andata, eccetera, eccetera, comunque sì, è così. Quindi anche, insomma, sarebbe un giallo pesante. Esatto. Giusto, quindi quello è assolutamente un'indicazione importante, in chiave naturalmente Siena e in chiave playoff. Guardiamo, diamo un occhio al Siena, sì, vediamo un attimo due numeri in grafica. Squadra che ha cambiato 3 o 4 allenatori, che ha vissuto una stagione abbastanza tribolata dopo aver speso tantissimo la scorsa estate e aver acquistato diversi giocatori con un passato importante. Noi abbiamo messo in grafica Ardemagni perché ha segnato, attenzione, due gol decisivi tutti nel recupero nelle ultime due giornate che hanno permesso al Siena di arrivare all'ultima e provare a crederci ancora. Vedete, in casa sta facendo molta fatica, ma alla fine insomma è una squadra che penso nella partita secca, Mattia, ti chiedo, possa mettere in difficoltà tutti. Sicuramente sì, è una di quelle partite trappola, perché puoi pensare di andare là e loro non hanno nulla a cui pensare, invece è una partita in cui devi dare ancora di più rispetto alle ultime partite, quindi andremo là sabato e proveremo a fare la nostra partita. L'insidia più grande quale può essere in questo caso? Cioè l'avversario, l'esperienza dell'avversario, il voler pensare inevitabilmente, no? Che è l'ultima e quindi anche gli altri. Sì, è sicuramente una squadra esperta. Se andiamo a leggere i nomi è una squadra esperta. E in queste partite, in partite secche, comunque può fare la differenza. Però siamo padroni del nostro destino. Cesena ci arriva dopo due partite che sono veramente all'opposto, no? Francesco, incredibilmente negativa una e la seconda che è stata praticamente perfetta, cioè esatto, senza punti. Diciamo che la criticità di queste due partite è che quella che è stata incredibilmente negativa è stata fuori casa come quella che andiamo ad affrontare. Chiaramente qualche scoria ci potrebbe essere, però mi sembra che una vittoria del genere in casa ti dà una carica diversa, anche perché vedi un obiettivo per cui tu praticamente, che ti sei meritato effettivamente per tutto l'anno, veramente vicino. E proviamo a immaginarci, diciamo, con una vittoria, non pensiamo che basta il pareggio perché poi ci servono altri, certo, incasti, però diciamo
è a portata di mano quello per cui il Cesena ha lavorato effettivamente tutto l'anno. È chiaro che adesso il terzo posto ci sembra un obiettivo quasi obbligato, perché è 9 mesi che il Cesena, a parte delle rarissime pause con l'Entella che mi pare avesse superato una volta forse. O forse per gli stessi punti, insomma comunque... Esatto, raramente ecco il Cesena arriva a fare un risultato che è un risultato estremamente positivo, perché arriva dietro a due squadre che per ambizioni, budget, profondità della rosa fanno un altro campionato e hanno 85 e 83 tra l'altro punti. Sarà un sabato bellissimo anche lì. Anche lì, perché si decide tutto, senza il gol del portiere, tra l'altro erano sarebbe stati a pari punti con la Reggiana prima. Detto questo, il Cesena, oltre ad essere dietro di tanti punti a due squadre, diciamo che non c'entrano niente per profondità della rosa e budget, è anche davanti per il momento sicuramente all'Entella, che è una squadra che ha un budget diverso, una rosa diversa e proprio dei nomi diversi per esperienza anche in categoria, ed è in questo momento davanti anche al Pescara, che era partito per fare tutto un altro campionato, e soprattutto è davanti anche ad altre squadre di cui adesso noi magari non parliamo più perché sono tanto dietro il Cesena, che erano partite però con ben altre ambizioni. Siena, Viterbese, parlavamo della Viterbese, parlavamo del Gubbio, anche per assurdo l'Ancona Matelica, che comunque era arrivato da una sorta di fusione, cambio societario abbastanza, diciamo, con della carica. Quindi è chiaro che noi vediamo che l'obiettivo sembra obbligato, perché l'hai avuto lì per 10 mesi e sarebbe un peccato per tutti, per la piazza ma anche proprio per la squadra stessa, perché poi chiaramente andrebbe ad affrontare i playoff in un modo tutto diverso. Però ecco, adesso credo che quella sia la molla decisiva, al di là di quello che è successo a Montevarchi e con la Carrarese, per dire prendiamoci tutto quello per cui abbiamo lavorato quest'anno. Riabilitarsi dopo un'umiliazione, quello lo avete fatto. Ora, diciamo, riabilitarsi dopo un andamento in trasferta, una tendenza abbastanza negativa, perché mi ero segnato, insomma, un punto nelle ultime 3, 2 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte nel girone di ritorno, no? Quindi. Sì, sarà importante invertire la rotta in trasferta. E è una, anzi, sarà la più difficile del campionato a questo punto, perché è l'ultima e ha una grande importanza, quindi sarà una bella partita. Assolutamente, poi nelle ultime partite a Siena non è andato mai benissimo, ricordo lì l'incredibile coro per il maestro Marco Giampaolo. Prego. Io un messaggio per entrambi, sì. Per concludere, allora, per Mattia da parte di Ivan, in tutte le partite metti l'anima per questa maglia che per i tifosi bianconeri è l'essenza del calciatore doc. Per il gol non ci pensare, segui solo il tuo istinto. Perdonami, sono più curioso però per il messaggio per Dani. Per Dani da parte di un certo Benaglia che scrive... allora lo conosciamo. Sono molto preoccupato. L'ultima volta che Dani ha usato un pettine, il barbiere si pagava in lire, dice. Esatto, neanche, mai andato. Zero presenza dal barbiere. Benissimo, ecco così, perfetto. Quindi ciao chiuso. Fabio. Nel migliore dei modi, salutiamo anche l'ottimo Benaglia che ci aveva fatto compagnia lunedì scorso. Partita misteriosa, è stata indovinata? Sì, no. È stata indovinata, sì, è stata indovinata da Claudio da Sant'Arcangelo. Bravo Cesena, Claudio, Brescia, ecco 1-2. 1-2, esatto, del 9 giugno del 96, Serie B. Esatto, esattamente. Mentre per la seconda settimana consecutiva il pronostico non viene indovinato. No. Dallo 0-4 di Montevarchi, per fortuna, il 6-0, ogni tanto qualche kamikaze, insomma, ci butta prova. Lì, no? quei risultati assurdi, e ma il 6-0, nulla. Nessuno. Perfetto, naturalmente tra pochi istanti troverete su Facebook anche l'ultima, insomma, giornata, quella contro il Siena, vi ricordo 17:30 sabato al Franchi. Grazie Mattia Bortolussi. Grazie a voi per l'invito. Grazie per essere stato con noi in bocca al lupo. Grazie Francesco Zani. Grazie a voi, grazie a tutti. Dal barbiere, perché ne ho bisogno anch'io. Grazie Fede, noi ci vediamo lunedì prossimo. Ci vediamo lunedì. Altro festivo, altro giro, altro regalo. Buona Pasquetta ancora, ciao. Ciao. Ideal System, specialista nella realizzazione di celle frigorifere industriali e commerciali, impiantistica, strutture metalliche, porte e piani di carico, tamponamenti e coperture. Un'ascesa costante ha portato Ideal System a raggiungere l'eccellenza nel settore. Le più innovative tecnologie al servizio del cliente, con progetti curati nel dettaglio e un servizio di assistenza sempre attivo. Ideal System, con sede a Cesena, opera su tutto il territorio nazionale e all'estero. Ideal System, soluzioni ideali per sistemi industriali.
Centrale del Latte di Cesena. Dal 1959 il buono della tua terra. Per la tua famiglia. Pretendi il meglio. Scegli i nostri gelati prodotti solo con latte fresco di alta qualità romagnolo e panna fresca. Buoni, soffici e cremosi. Proprio come quelli artigianali. Una gamma assortita di gusti per tutte le occasioni, ma sempre con la garanzia di materie prime di eccellenza e ingredienti di prima qualità anche senza glutine. Dalla tua terra alla tua tavola prodotti di qualità al giusto prezzo da gustare e scoprire ogni giorno. Centrale del Latte di Cesena. Il buono della tua terra.